Elena? L'ha chiamata lei? E si stavano parlando fra di loro di nuovo? Ma a me è sembrata la voce, una voce femminile che diceva Elena. Elena. La invocava. Chi è Elena? Libri. E figlia? E tua figlia? Elena, di nuovo. Cosa c'è? No, Debbie, non c'è nulla. Ho sentito di nuovo Elena, mi ha fatto forte. Ho visto una roba entrare. Come si vede entrare? Sì. Io non ho nulla in camera, Debbie. Io ce l'ho inquadrato la porta. Tira un po' la nell'orecchia. Abbiamo rimesso il diario al suo posto, non lo so, sicuramente all'interno di questa casa. Chi è Elena? Chi era? Siete tutte e due streghe? Ha detto demonio. Sì, demonio l'ha detto chiaro come... Voglio sapere chi è Elena. Vattene. Laggiù. Che sono sti passi? Io mi sono mosso, Ha detto appunto. Ha detto appunto? No, io non l'ho sentito. M. Vedi che sta dicendo le lettere? Pazzesco. Secondo le lettere, sì. Siete tutte e due streghe? Sì. Papam. Che brividi. Mamma mia. Adorate il male? Di notte? Che c'è lì, Paolo? Adesso mi sta prendendo energia dalla luce. Paolo, si sta accanendo con di te. Sì, ma perché secondo me tu sei arrivato un po' aggressivo. Ma non ho ancora visto niente. Io vado dai segnali. Perché se pensa di crearmi dei problemi scaricandomi due batterie. Speriamo che non scarichi tutte le batterie, sennò rimaniamo al buio. E non mi piacerebbe proprio niente. No, spero. E anche stasera dobbiamo ritornare giù e sappiamo sappiamo quanto ci mettiamo. Quindi, Elena, Agnese, siete due streghe e quel diario è il vostro. No. Ma non era la stessa voce, Debbie. Guarda. Zitta. Ma non era la stessa voce di prima. No. Era totalmente diversa. Sì. Era una voce maschile. Ti ha detto no. Se sono vere streghe, sono subdole. Quindi, Elena, Agnese, due streghe. Devote al male? Raga? Cosa? Cosa? È passato una sagoma qua davanti. Cosa? Una sagoma qua davanti? Dove? Come l'hai presa? Vabbè, l'ho presa. L'hai presa? Piano, Paul, piano. Guarda, guarda come brilla. Ho scattato due foto in sequenza, guarda. Lì, lì. Guarda, si vede. Si vede prima nella...
Vedi quella, il quadrato, io lo chiamo qua. E poi dopo si vede che qua. Oh, ma cos'è? Ciao Pit Family, rieccomi con l'analisi di nuovi scatti. Dove ci troviamo questa volta? Ci troviamo all'interno dell'abitazione, nel bosco, come lo definisco io, il bosco delle streghe. Stavo scattando dentro la casa, verso il fuori, dalla finestra, e ho iniziato a fare qualche scatto con la mia fotocamera full spectrum. Mi accorgo subito, mentre stavo scattando una sorta di raffica, chiamiamola comunque scatti in successione, che c'è una sagoma, un fumo, sembrerebbe una nebbia, alone, chiamiamolo come vogliamo, che da uno scatto all'altro si sposta. Quindi mi compare praticamente da l'inizio della finestra, va verso metà, e probabilmente poi avessi ancora fatto uno scatto, probabilmente l'avrei visto ancora più là fino a scomparire, questo non lo so. Io ho analizzato questi due scatti e li ho trovati molto strani, perché innanzitutto trovare un alone del genere è abbastanza inusuale, anche perché subito ho pensato magari a una foglia o qualcosa del genere, ma è trasparente, quindi l'ho subito esclusa come ipotesi, e poi perché comunque spostandosi cambia letteralmente forma. Come sempre, per analizzare meglio lo scatto, ho applicato i filtri che solitamente uso per l'analisi, ed effettivamente si comporta come altri scatti che ho fatto in precedenza. Applicando alcuni filtri mi rendo conto che la sagoma è trasparente, è vero, perché comunque riesco a notare lo sfondo che c'è dietro questo alone, ma comunque sia non prende colore, cioè non riesce a prendere colore né delle grate di questa finestra e né dello sfondo, o meglio assomiglia più allo sfondo ma non è proprio identico come colore. Utilizzando un filtro che ad esempio funziona in questa maniera, cattura la luce proiettata dal faretto infrarossi, e tutto quello che riesce a catturare, appunto illuminato dal faretto, diventa di un colore violaceo e blu, diciamo, dove più colpita l'immagine dalla luce e più sul blu, dove meno colpita un pochettino più tendente al viola. Ma questa sagoma non assorbe questa luce, quindi effettivamente non è un qualcosa di materiale. Non lo so, questa immagine mi lascia molti dubbi, non riesco a fare un'analisi completa perché ovviamente non so cosa ho davanti, vado a ipotesi. Ma come sempre mi affido anche a voi, fatemi sapere cosa ne pensate di questo scatto e secondo voi cosa può essere questa luce. Incredibile, 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 incredibile. Pazzesco. Sono curiosissimo di... A quanto sarà? Quanto sarà? Quanto sarà? Quanto sarà stata? 3-4 metri, non? Sì. Usciamo. Anche meno, secondo me, perché giudicando la vegetazione. Usciamo. Andiamo a vedere cosa. Voglio sapere chi è. Scusa, andiamo. Ragazzi. No, fa niente. Termica. Facciamo attenzione. E se vedo tracce calde. Ecco, bravo, mi sento più tranquilla. Andiamo, prendiamo la black box e andiamo. Cosa? Cosa è successo? Oh, andiamo subito allora. Dai, andiamo, andiamo. Così almeno vediamo andiamo. Se. Brilla tantissimo, ragazzi. Guardate. Lo vedi, Paul? Ma io ho sentito un urlo. Io ho un po' di ansia. Simo. Guarda, guarda quanto brilla. Brilla tantissimo. E la finestra è lì, raga. Quindi sarà per qui. Esatto. Ma prima era già così. Sarà per qui, raga. Sì, più o meno secondo me dalle foto. Scattato. Tu hai scattato lì. La finestra è vero là. Quindi... Esatto, indicativamente. Dove sei tu adesso? Qua. Porca miseria, ragazzi. Ma è ancora più vicino. Dici? Mamma mia. Sì, perché se non ricordo male l'ho visto al volo. Però... Questo verso? Non c'è nessuno, c'è. Ah, ok. Se non ricordo male è passato... Cioè, era davanti a questo. Quindi probabilmente è passato qua così. Fermiamoci qua, raga. Simo, mettiti lì, che così con la termica copri esatto. Questa zona qui. Raga, io se vedo... tracce calde. C'è qualcuno qui? Eravamo poco fa all'interno di questa casa e Simone ha fatto una fotografia molto particolare. Qualcuno è passato qua dove siamo noi adesso? Non avere paura. Cos'è? Raga, non mi piace niente. Sapete cosa vuol dire niente?
che brivido. Oh, signore, che ansia. Era da un po', che non si sentiva questa... pesantume? Sì, perché bisogna... cioè, stiamo facendo molta fatica a restare concentrati, perché... uff... almeno, un po' tesi. Però dobbiamo cercare di restare concentrati, non è facile. Proviamo a accendere la black box qua, raga. Io volevo sapere se mi rispondono. Però, ok, prova a accenderla. Sono i versi di cuccioli, ragazzi. Non sono i cuccioli vicini. No. L'M1 ti... Sì, sono uccelli. Si stanno solo dando dei segnali. Mi senti? Raga, se è un paese di streghe. Ah, no, c'è. Ok. No, c'è. E lo senti quando dico la parola streghe? Qua comandano loro. Loro. Ecco, allora ti posso chiedere di essere un pochino più delicato? Perché io ho un po' paura. E sto cercando di controllarla, ma non è facile. Ragazzi, ma cosa sta succedendo qua? Ah, ecco, cioè, te ne rendi conto anche tu? Non c'era tutto questo. Jack, stiamo andando a toccare dei tasti. C'è dei tasti qua. Scomodi. Simo l'ha fotografato, c'è qualcuno. Dei prendi tasti scomodi. Box, cerchiamo di capire chi è. Per la miseria. Qua cadono così. Mamma mia, l'ho visto proprio. Che cosa? Il pipistrello a 10 cm nella faccia di te. Ok, ma il pipistrello è innocuo. Giovane. Vorremmo sapere chi c'è qui fuori dalla finestra. Come ti chiami? Pietro. Chi è che cammina sul tetto? Raga, tosta, eh? Ok. Cosa ci fai qui, Pietro? Cosa fai qui fuori? Pietro, vivevi qui? Sì, ha detto. Sì, non sì. Sì? Ha detto proprio sì. Conoscevi Agnese e Elena? Rispondi, Pietro. Sì. Sì. Ok. Ha detto sì di nuovo. Bravo. Ma lo sapevi che erano delle streghe? Ma cos'è sto fischio? Non lo so. Sentite? Sì, ma io sento di tutto. Lo sapevi o no? Sì. Sì. Dal tetto, raga. Dal tetto, sempre da quella casa lì.
Senti, senti. Tututum, tututum, tututum. Non passi? Sul tetto? No, no. Cosa ha detto? Eri il loro amico? È partito il fuoco, ragazzi. Come se ci fosse qualcosa tra non me e voi. Veramente? Sì. Qualcuno qui? Qui, di fronte a un mezzo metro da me. Ah. Guarda che roba. Non riesco a riprendervi. E sono zoom zero, eh. Pietro, se conoscevi queste due persone, Elena e Agnese, ci puoi parlare di loro? Ci puoi dire qualcosa di loro? No. Ha detto no, eh? Perché no? Perché non puoi raccontarci niente di loro? Hai paura? Sì. Sì, ha paura. Sì. Perché hai paura? Beh, se sa che sono streghe, ci sta che ha paura. E allora perché stai dalla finestra? Esatto. Scusami, tutti gli altri abitanti del paese sono andati nel bosco. Tu cosa ci fai qua? Pietro, non avere paura. Noi non siamo come loro. Perché tutti sono andati via e tu sei rimasto? Lo sai che c'è una maledizione qua in questo paese? Ce l'hanno detto. No, non mi muovo da qua. Bravo. Eh? Bravissimo. Ha detto proprio quello. Perché? Perché? Che sia legato solo a uno delle due?